Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video, come da titolo, vi farò vedere tutte le cose che ho comprato con questi saldi, le prime cose, non so se prenderò qualcos'altro, però poi vi spiegherò, e con l'occasione vi faccio vedere anche delle altre cose che ho comprato, prima dei saldi, però visto che tanto volevo farvele vedere, ne approfitto di questo video e vi faccio vedere tutto quanto insieme. Parto subito, non vado oltre con introduzioni e cose perché sarà un video abbastanza lungo. Intanto, una cosa che secondo me potrebbe essere molto molto utile per tutti quelli di voi che cercano sempre cose di cartoleria carine, o comunque che amano prendere cose utili per lo studio, vi volevo far vedere questo set di evidenziatori della Stabilo. E c'è una storia dietro, questi evidenziatori sono fantastici e sono veramente il portento assoluto. Io ringrazio tantissimo Francesca, la mia amica dell'università, ciao Franci, che me li ha consigliati perché lei sa perfettamente che io ho un problema con gli evidenziatori normali, nel senso che gli evidenziatori classici, troppo fluorescenti, mi danno veramente fastidio agli occhi, specialmente quello giallo, mi fa venire quasi la nausea e quindi io non riesco a studiare evidenziando neanche alcune parole con gli evidenziatori così neon, perché mi danno fastidio, non riesco. Questi qui perché sono diversi? Perché sono pastello, infatti qui adesso non so se lo leggete, comunque c'è scritto Original Pastel e sono appunto sei evidenziatori di colori pastello, quindi non sono assolutamente così fluorescenti, evidenziano, si vedono perché comunque sono chiari, ma non sono fosforescenti, ma sono appunto colori pastello, quindi sono super super delicati e sono bellissimi. Io li ho comprati su Amazon e li ho pagati, mi sembra, 11 euro tutto quanto il set completo, ma si trovano anche nei negozi di cartoleria fisici. Io non avevo tempo di andare in giro per negozi e quindi per comodità li ho presi su Amazon e ho utilizzato per adesso il giallo, che è bellissimo perché appunto è questo giallo pastello abbastanza chiaro, e il verde menta, che vi dico, fa, cioè, colorare, cioè, studiare evidenziando di verde menta è qualcosa di paradisiaco. Due cose che vi volevo far vedere, che in realtà non sono degli acquisti ma sono dei regali, perché le mie zie, mia nonna e altri mi regalano sempre i vestiti che loro non mettono più, io sono sempre felice di accaparrarmi tutte quante queste cose e vi volevo far vedere. In realtà ho delle altre cose adesso che ci penso da farvi vedere, ma in questo momento mi sono dimenticata, ve le farò vedere qualche altra volta. E comunque mia zia mi ha regalato un vestito fighissimo che poi vabbè vi farò vedere in futuro indossato perché secondo me merita tantissimo. È un vestito di maglina di lana col collo alto a maniche corte che è stretto in vita e poi ha la gonna tutta quanta a costine un po' blissettata. E è lungo, cioè arriva al ginocchio, è bellissimo secondo me. E è bello perché appunto è stretto fino alla vita e quindi segna molto bene il punto vita, le spalle, eccetera. E poi ha la gonna leggermente più morbida, non tanto gonfia, però comunque più morbida, cade morbido. E secondo me è veramente bellissimo e piuttosto elegante. Poi tiene molto caldo, non so da voi, ma qui a Roma in questi giorni c'è veramente il gelo polare. E l'altra, mia zia invece mi ha dato questa pelliccia e io sono troppo felice. È finta, ecco, pelliccia ovviamente. Il vestito non so di che marca sia, questa qui è di Armani. Io sapete perfettamente che non utilizzo cose di pelle, quindi mi sono documentata molto bene che non fosse di pelliccia originale vera, perché non potrei mai indossare un animale, assolutamente. Avevo detto a mia zia che stavo cercando una pelliccia, in particolare io volevo prendere un gilet di pelliccia con questi saldi, e mi ha detto: "No, ma io ho una pelliccia bellissima che non utilizzo mai, che mi sono pentita un sacco di aver comprato, ti prego guardala, provatela, è meravigliosa". Io in realtà mi immaginavo una pelliccia diversa, che fosse un po' più corta, però comunque mi piace davvero tantissimo. È una pelliccia nera, lunga 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 lunga, cioè nel senso arriva come una giacca normale tipo sotto il sedere, insomma non è lunghissima, ma è bellissima, è veramente super elegante, mi piace un sacco e poi tiene proprio caldo. Io stavo cercando appunto una pellicetta che non fosse vera da indossare magari quelle serate in cui magari voglio essere un pochino più tra virgolette elegante, oppure che voglio essere un po' più calda. E l'unica cosa fastidiosa è che prendete la scossa da tutte le parti. Io ho il terrore di sempre di prendere la scossa e quindi do schiaffi da tutte le parti perché ho sempre paura con le cose di lana di prendere la scossa.
E vabbè, a parte questo, comunque è veramente bellissima. Poi vi volevo far vedere, più che altro a scopo informativo, tre cosine di Lush che mi sono arrivate un po' di tempo fa. E ve l'ho fatte vedere già su Instagram, però ve le volevo far vedere semplicemente perché, siccome sono della collezione invernale o comunque natalizia, è probabile che ci siano ancora adesso ed è probabile che ci siano anche in sconto. Siccome sono delle case veramente fighe, ve le faccio vedere perché magari vi potete fare un'idea su quello che potete acquistare da Lush. E sono lo Snow Fairy, che è un gel da doccia di questo bellissimo color rosa che vi giuro che sa in un modo allucinante, tipo di zucchero filato di caramella, è dolcissimo. Farsi la doccia con questo bagnoschiuma è proprio una coccola. Se amate i profumi molto 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 dolci, quasi sullo stucchevole, questo è veramente zuccheroso. È buonissimo e ve lo consiglio tantissimo. Poi c'è la Fairy Dust, polvere magica, che è una sottospecie di borotalco luccicante, che è fichissima secondo me. A questa ancora non l'ho provata, però secondo me potrebbe essere veramente super interessante appunto dopo la doccia spargersi, ahia, spargersi questo borotalco. E sì, penso che la cosa sia proprio il borotalco, è veramente fichissimo secondo me. L'ultima cosa è il Pink Mountain, che è uno spumante da bagno che io ho aperto, ma ancora non ho usato perché ho un problema con le cose di Lush, non voglio mai che finiscano e quindi non le uso. Però questa sicuramente la userò ed è appunto bellissima, questa forma di montagnetta. Anche questo odore è abbastanza zuccheroso, però è leggermente più agrumato, quindi non è troppo troppo dolce, ma è comunque dolcina. E anche questa ha dei glitterini ed è uno spumante da bagno, quindi si sbriciola nella vasca. E fa un sacco di schiuma. E quindi, se volete dare un'occhiata nel negozio con le cose in sconto, che in genere metto sempre le cose in sconto in questo periodo, date un'occhiata a questi prodotti perché secondo me sono buonissimi. Dopodiché, vi faccio vedere che cosa ho preso dal sito della Feltrinelli con la carta regalo che mi ha regalato Elvi per il mio compleanno. Sapete che mi aveva regalato 50 euro dalla Feltrinelli, tipo il regalo migliore della mia vita. E quindi io, siccome online in genere si trovano sempre le offerte, le cose, poi era comodo farmi arrivare il pacchettino a casa, l'ho usata online. Ho dovuto aggiungere 4 euro perché con la spedizione, insomma, una cosa alla fine ho dovuto aggiungere 4 euro, ma comunque mi sono comprata 6 libri e vi volevo far vedere che cosa ho preso. Intanto il primo libro che ho messo nel carrello perché lo volevo assolutamente, ero proprio convinta che comunque me lo sarei preso anche senza la carta regalo perché lo dovevo assolutamente avere, è L'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia, sottotitolo Come leopardi può salvarti la vita. A parte che ha una copertina stupenda, una sovracopertina bellissima, io adoro Alessandro D'Avenia. E penso che tutti quanti lo conosciate per Bianca come latte, rossa come il sangue, che è anche un film, comunque il libro è suo, io ancora non l'ho letto. Io l'ho conosciuto con l'altro suo romanzo abbastanza famoso, insomma, che è Cose che nessuno sa, che tra l'altro vorrei rileggere. L'ho letto a scuola, la professoressa ce l'ha fatto leggere e sono stata felicissima di averlo scoperto con questo romanzo perché tra l'altro io poi ho avuto, insomma, il piacere, grazie sempre alla mia professoressa di italiano al liceo, di assistere, insomma, a una sua conferenza in cui ha fatto, insomma, ha parlato un po' non soltanto del suo essere uno scrittore, ma anche un po' della sua filosofia di vita, se così vogliamo metterla. E davvero è un uomo fantastico, ha una mente, secondo me, veramente molto molto aperta. L'ho cominciato ieri sera questo libro e ho letto semplicemente il primo capitoletto e già mi sono commossa. Cioè, ieri sera alle 2 di notte ci ho risotto le coperte con le lacrime, perché è un libro che fondamentalmente parla, cioè fa ha tantissimi riferimenti a Leopardi e sapete perfettamente che è il mio poeta, letterato, uomo preferito dell'intero pianeta. Io adoro Leopardi e quindi devo assolutamente leggere questo libro e piangere perché penso proprio che piangerò. Ve ne parlerò sicuramente quando l'avrò finito perché, cioè, fantastico. Tra l'altro, tra le righe vi dico che ho aperto il profilo Goodreads. Vi lascio il link nell'info box se per caso qualcuno di voi ce l'ha e vuole venire a vedere cosa leggo. Ancora non ho recensito niente, però mi sembrava carino anche per tenere traccia un po' di libri che ho letto, che voglio leggere, che sto leggendo. Se vi va di seguirmi su Goodreads, adesso non mi ricordo come mi chiamo, penso sempre Margherita Savelli, comunque ve lo scrivo nell'info box se volete passare. Poi
ho preso due libri del mio amatissimo Stephen King. Sapete che sono impazzita per Stephen King dopo aver letto 22, 11, 63. Ho letto anche La lunga marcia, che vi consiglio perché è poco famosa ma bellissimo. E dovevo assolutamente continuare questa avventura e ne ho presi due. Il primo, che è il libro che leggerò dopo aver letto questo, è Cose preziose. Io Cose preziose lo bramo da veramente mesi. Ogni volta che vado in libreria mi metto lì che rileggo la trama, leggo alcune pagine, sono lì, lo compro, non lo compro, lo compro, non lo compro. Alla fine l'ho dovuto prendere assolutamente. È un libro abbastanza grossino, ma è veramente un libro che mi attrae tantissimo, cioè più di It, non lo so perché. E quindi voglio assolutamente, assolutamente leggerlo. Quindi anche questo ovviamente è una lettura che farò dopo, anche perché con gli esami vai a capire quando finirò tutti questi libri. L'altro che ho preso è La bambina che amava Tom Gordon. Se seguite Julie DeMar, io penso che voi la conosciate, lei parla sempre benissimo di questo libro, poi Stephen King è il suo autore preferito, quindi ne parla spesso, io grazie a lei ho avuto il piacere di scoprire questo scrittore, e lei parla sempre molto molto bene di questo libro, e quindi ho voluto prendere un libro comunque un pochino più piccolo rispetto all'altro, e questo era quello che mi interessava di più perché appunto lei ne ha parlato spesso, e quindi l'ho voluto prendere. Dopodiché mi sono presa un classico. E ho preso i Buddenbrook di Thomas Mann, che è uno scrittore che a me piace veramente tantissimo. Io ho letto sempre per la scuola La morte a Venezia, che adoro, e tra l'altro l'ho letto in biblioteca, quindi mi devo procurare assolutamente il cartaceo, e voglio leggere anche La montagna incantata e tutti quanti, insomma, gli altri, perché mi piace veramente moltissimo il suo stile. E tra l'altro questo qui è in super offerta, costa 5,90 €. E i Buddenbrook è una saga familiare e io non ho mai letto saghe familiari, quindi sono piuttosto intrippata, tra l'altro aiuto, mi sono piegate 1000 pagine. Anche questo è un libro abbastanza grossino, quindi adesso che sto studiando per gli esami effettivamente non è proprio il massimo, insomma, come libro a cui approcciarsi. Non sono una fan di queste edizioni della Newton Compton, in realtà, anche perché questa poi è tipo il rilievo, però non lo so, costava poco, mi sono fatta abbindolare da questi personaggini, dal libro rosa, non lo so. Vi farò sapere. Dopodiché ho preso un libro consigliato ovviamente dalla musa ispiratrice dei libri su YouTube Italia, a mio parere, che è Ilenia Zodiaco. Io adoro Ilenia Zodiaco, io spero tantissimo che tutti quanti voi la conosciate perché è una persona fantastica, è una ragazza d'oro, e lei ha parlato benissimo tempo fa di Livelli di vita di Julian Barnes, che io non conosco, e quindi mi sono voluta approcciare a questo libricino che effettivamente costa tanto per essere così piccolo, perché costa 10 euro, ma è tipo un libro mini, e quindi penso che ci metterò pochissimo anche perché è scritto anche abbastanza grande, però non lo so, sono quei libri che ti prendono tantissimo. Poi le copertine di queste edizioni sono proprio belle, guardate quanto è bella questa, tutta pulita con questa mongolfiera di lato, secondo me è meravigliosa, e quindi vi farò sapere. Dopodiché ho preso un libro di Fyodor Dostoevsky, che io e Elvi li vogliamo molto bene a Fyodor. Io ho letto Notti bianche quest'estate, voglio leggere Delitto e Castigo e tante altre, insomma, sue opere. Il Sosia però è un piccolo romanzo, insomma un piccolo classico russo che mi ha sempre molto attratto perché l'abbiamo studiato a grandi linee, diciamo, al liceo, e lo volevo leggere anche perché io preferisco tantissimo per esempio il suo stile rispetto a quello di Tolstoi, come grandi russi, diciamo. Io ancora non ho finito Anna Karenina, è una lettura che prendo e lascio a seconda di quanto tempo ho a disposizione perché è un libro abbastanza grosso. Però devo dire che come stile Dostoevsky mi piace molto di più perché è meno descrittivo ed è un po' più poetico, e quindi mi piace molto molto di più. E sempre di Dostoevsky, che non ho preso io, ma Il regalo di Natale di mia nonna, che non vi ho fatto vedere nel video dei regali di Natale, perché mi aveva regalato il Giovane Holden, che però io avevo già, e quindi me l'ha cambiato e gli ho chiesto se poteva regalarmi L'idiota, sempre di Dostoevsky, perché era appunto uno dei libri che volevo leggere suoi. E quindi sì, ho finalmente letto di Dostoevsky e non vedo l'ora di approcciarmici. Come vedete io continuo a comprare libri come se non ci fosse un domani, nonostante io ne abbia tantissimi libri ancora da leggere, quindi vai Marghe. Ok, cominciamo finalmente con le cose su cose, cioè con le cose che ho comprato ai saldi. Allora, devo dire che io ho capito che per comprare le cose ai saldi serve un talento che io non ho.
Fondamentalmente, nel senso che io ogni volta che ho dei soldini da parte, regali di Natale, eccetera, da utilizzare per comprare ai saldi, intanto io mi prometto sempre di non prendere tutto quanto insieme, ma di fare in più manche, perché magari poi più avanti con gli ultimi saldi si trovano delle cose belle. No, io arrivo e spendo tutto perché non lo so, ho questo problema che quando ho dei soldini da parte, sono brava a metterli da parte, ma una volta che ho fatto il gruzzolo e ci esco, allora poi li spendo. Seconda cosa, non mi posso prefissare nessun obiettivo, perché se io mi prefisso un obiettivo, uno non lo trovo, due me lo scordo. Io volevo comprare delle scarpe stringate, secondo voi le ho comprate? No. Prima tappa d'obbligo quasi, H&M. Vi faccio vedere, in realtà da H&M volevo prendere fondamentalmente i calzini, perché io adoro i calzini di H&M, però ho voluto prendere anche un'altra cosa. A 13 euro ho preso questo maglione di questo bel color beige abbastanza chiaro, col collo sempre alto ma non stretto, insomma un collo avvolgente, a maglia abbastanza larga, quindi comunque bisogna metterci sotto una maglietta perché sennò è un po' freddo. Taglia M ho preso perché non lo volevo troppo troppo abbondante, infatti non è lunghissimo. Mi piaceva tantissimo che avesse le maniche un po' scampanate, secondo me potrebbe essere abbastanza interessante. In origine costava 30 euro, l'ho pagato 13, è veramente molto carino, molto molto morbido. E poi ho preso appunto i calzini. Io campo dei calzini di H&M, ce li avevo sia quelli tutti neri che con il bordino leopardato, zebrato. Soltanto che io li buco i calzini, cioè io non lo so perché io ho tutti i calzini consumati, bucati, secondo me pure la suola dei Dr. Martens che sono belli duri, io uso sempre i Dr. Martens praticamente d'inverno, li ho tutti bucati, quindi dovevo comprarmeli nuovi. Allora ho preso questi che sono sempre neri ma hanno il bordino così rosa, grigio, bianco, che erano carini, e poi li ho presi così, leopardati, poi ci sono tutti neri, grigi, melangiati, bianchi, insomma questi erano più carini, misti, tagli 39,41 perché io ho la zattera al posto del piede. Poi Subdued o Subdued, come ha detto la commessa, non so come si pronuncia, è un negozio in cui in genere io non vado mai perché non lo so, ci sono delle cose carine, però hanno delle taglie assurde, cioè hanno veramente delle taglie piccole piccole, ma anche non piccole proprio di corporatura, corte. Cioè, non concepisco i maglioni che a me arrivano sopra l'ombelico. Io ho freddo, perché devo prendere i maglioni sopra l'ombelico? Cioè, ci può stare un crop maglioncino ogni tanto, ma tutti i maglioni così. E in genere non ci vado mai perché mi sta un po' antipatica questa cosa che hanno poi queste taglie minuscole. Cioè, io già mi faccio i complessi da sola, mi devo pure provare i pantaloni che già a pelle, da lontano, che poi non ci vedo, vedo che non mi staranno mai. Però mia zia mi ha regalato la gift card da 50 euro, l'ho scoperto oggi perché appunto non ce l'aveva detto, perché ho detto se no non è un regalo e quindi oggi abbiamo scoperto l'importo, allora ho voluto prendere delle cose, ho aggiunto comunque poi io una cifra perché ho voluto prendere tre cose, ho trovato una cosa bellissima che dovevo avere. Intanto questa cosa bellissima che dovevo avere che è costata 22 euro. Che è un cardigan barra kimono, ha un tessuto veramente morbidissimo, penso sia acrilico perché sono tutti quanti made in China queste cose, ma guardate quanto è bello però questo coso, cioè è tipo un kimono però, è tipo un cardigan però è chiamato kimono perché ha le frange, cioè, sembra tipo una sciarpa, uno scialle con le maniche di questa fantasia che a me piace veramente tantissimo, così il tartan chiaro, secondo me è abbastanza carino e l'ho voluto prendere. Poi una cosa stupidissima e super basic che però non avevo, che ho pagato 27, che secondo me è un prezzo un po' alto per una cosa così semplice, però non c'erano tante cose che mi piacessero perché appunto c'erano tutti questi maglioncini striminziti corti e io ho freddo e quindi ho preso questo che è un maglioncino tipo in lanetta grigio con lo scollo a V. Io non avevo assolutamente nessun maglione, io non ho nessun maglione con lo scollo a V. Nessuno, forse ne ho uno, e quindi cioè, ho detto: ma perché io non ho neanche un maglioncino con lo scollo a V? Prendiamone un maglioncino. È taglia unica, quindi spero che mi stia. Ah, tra l'altro, stavo notando adesso che ha delle toppe sui gomiti, vabbè, poi chi se ne frega. E, è così, è fatto tipo a uovo perché ha l'elastico sulla vita. È carino, carino, leggero, quindi bisogna comunque vestirsi a cipolla, però carino. E poi, ultima cosa,
che ho preso e ho dovuto assolutamente aggiungere una cifra per averli perché sapete che mi sono un attimo fissata con questo tipo di pantaloni, ho preso un altro paio di pantaloni culotte pants, harem pants, come minchia si chiamano, non l'abbiamo capito, che sono però di un tessuto diverso rispetto a quelli di Zara, perché quelli di Zara sono della linea knitwear, quindi sono tipo lanetta, mentre questi sono di cotone, insomma sono abbastanza spessi e sono neri perché non ce li avevo neri, ce li avevo grigi e sono appunto i pantaloni un po' palazzo così, sono meno abbondanti, cioè meno larghi di quelli degli altri, però i pantaloni neri vanno sempre avuti in tutte le salse. Questi sono costati 25,50. Poi Terranova, io da Terranova vado sempre quando ci sono i saldi perché specialmente per comprare i maglioni è il posto top secondo me, perché prendi tantissime cose spendendo poco ma comunque di qualità buona, cioè io ho delle cose di Terranova che ho comprato 2 anni fa e sono ancora perfette come appena comprate, e quindi vi consiglio di fare un giro da Terranova per prendere, se volete, maglioni ma anche cose molto basic, perché spesso i maglioni hanno dei prezzi anche più vantaggiosi rispetto a quelli di H&M e durano di più, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Io ho preso appunto 2 maglioni e uno l'ho pagato 12,99 ed è un maglioncino peluscioso bianco panna, io sono entrata in fissa con le cose pelusciose e quindi ho dovuto prendere assolutamente questo qui bianco panna appunto. E è veramente di un morbido che voi non avete idea, cioè fighissimo. E poi ne ho preso uno praticamente uguale, cioè lo stesso tessuto, questo è costato 16, però è bianco e nero con il gattino. E questo è un po' più abbondante, sono la stessa taglia, ho preso la L perché lo volevo comunque un po' avvolgente, sennò poi si crepa di freddo, però questo qui è un pochino più largo come stile ed è carino col gattino davanti, mi piaceva tantissimo, sto facendo una pila di vestiti che adesso mi cadrà addosso. Dopodiché ho fatto l'errore madornale di entrare nel reparto pigiami. Voi dovete sapere che io ho una fissazione piccina per i pigiami, siccome 2 dei miei pigiami preferiti si sono allentati gli elastici e quindi non li posso più mettere perché non stanno su, purtroppo dovrò donarli e quindi mi sono dovuta prendere dei pigiami nuovi ovviamente, quindi ho preso il sotto grigio costati 6 euro, che sono dei leggings praticamente grigi che hanno i gattini grassi sulle ginocchia, cioè sono stupendi, bellissimi, non so se mi staranno, ho preso la taglia più grande, però li volevo assolutamente. E da metterci sopra, questa è costata 10 euro, ho preso la felpetta grigia sempre, guardate, con il gufino, sapete io sono fissata con i gufi, con scritto zzz e il gufino è tutto peluscioso morbido e c'è scritto I love the night, cioè io e i gufi andiamo troppo d'accordo, non potevo lasciarlo lì. Ho preso un altro sopra, sempre 8 euro, guardate che carina, questa è gigante, è fighissima perché ha i lati in pizzo, guardate che carina che è veramente super carina, con tutti i lati in pizzo, e io comunque dormo sotto il piumino, quindi non avrò particolarmente freddo, era carina avere questo dettaglio, però non volevo prendere un altro sotto grigio, quindi ci ho preso un sotto nero, sempre con il pizzo qui davanti, questi sono costati 8 euro e dentro sono tipo felpati, quindi secondo me questi sono stupendi e sono dei leggings, però questi sono veramente corposi come tessuto, sono veramente molto molto fighi. A caso stavo andando via, avevo finito, però poi ho visto questi ho visto questi costati 8, cioè grigi con i cuoricini spettacolari, hanno l'elastico anche in fondo, bellissimi, ho una maglietta grigia del pigiama senza il sotto grigio e quindi questi ci stavano bene. Poi ultima cosa che vi volevo far vedere, una cosa da Sephora, non l'ho comprata io ma Marzia, il papà, le ha regalato una carta regalo da Sephora e mi è voluto fare un regalino anche a me, che sono stata molto carina e mi sono fatta prendere il Better Than Sex, finalmente potrò provare anche io questo fantastico mascara, non so se lo aprirò subito o se aspetto di finire le Love Extreme di Essence, tra l'altro sto rompendo la confezione ma tanto chi se ne prega, poi me lo devo mettere il mascara. Ta-da! No, è pesantissimo. Yeah, finalmente anch'io ce l'ho. Va bene, quindi questo era tutto. Io lo so perfettamente che ho preso delle cose
di dubbia utilità. No, non è vero, sono abbastanza contenta, però avrei voluto prendere un altro paio di cose, invece mi sono fatta prendere dalla cosa, mi è tutto coso peluscioso, morbido, devo avere tutta. Fatemi sapere se avete preso voi qualcosa di interessante, se volete farmi sapere appunto se secondo voi dovrei cercare qualcos'altro, non so se avete qualche consiglio da darmi. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!